continua a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatevi tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio a voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
guardi a me tutto ciò. Possibile più alto un po'. Cerco di prenderlo perché... Cavaliere Attilio De Lisa da Sanza. Eccellenza Reverendissima Monsignor Adriano Bernardini,
dei collaboratori della Nunziatura Apostolica in Italia, per la cordialità che mi hanno manifestato nei vari incontri e circostanze. Rivolgo un particolare e fraterno saluto agli eccellentissimi vescovi consacranti, al carissimo confratello e amico l'arcivescovo Joseph Tobi, segretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata, già superiore generale dei missionari redentoristi. Negli anni in cui ho servito la provincia religiosa come superiore dell'Italia meridionale. Al vescovo Angelo Spinillo, pastore di Aversa e amministratore apostolico della diocesi di Teggiano Policastro, dico grazie. Ricordo grato e fraterno va anche ai predecessori del governo pastorale della diocesi, Monsignor Bruno Schettino, ora arcivescovo di Napoli, e il Monsignor Francesco Pio Tamburrino, ora arcivescovo di Forza. Saluto e ringrazio gli arcivescovi e vescovi della Conferenza Episcopale Campana. Presento a voi come fratello bisognoso di aiuto e sostegno, che sono certo non mi farete mancare. Nella comunione con voi sperimenterò la bellezza dell'unità nel corpo mistico di Cristo che è la Chiesa. Un fraterno ringraziamento anche agli altri vescovi provenienti al di fuori della regione Campania che hanno voluto onorarmi con la loro presenza e preghiera. Soprattutto Monsignor Salvatore Pennacchio, nunzio apostolico in India. Non posso non ringraziare i vescovi provenienti dal Madagascar, Monsignor Antonio Scopelliti, vescovo di Ambatondrasaka, e Monsignor Gaetano Di Pietro, vescovo di Muramanga, ai quali sono legato da vincolo di amicizia. Non sarà mai abbastanza il sentimento di gratitudine per l'aiuto, l'incoraggiamento che hanno mostrato verso i tanti progetti intrapresi dai redentoristi per la splendida e cara Chiesa del Madagascar. Alla Congregazione del Santissimo Redentore e a tutti i miei cari confratelli qui rappresentati dal Vicario Generale, dal Presidente della Conferenza dei Redentoristi d'Europa, dal provinciale di Napoli e dal provinciale di Roma e dai confratelli della comunità internazionale e delle comunità sparse nell'Italia meridionale che sono giunti accompagnati dai gruppi di laici, redentoristi, amici e simpatizzanti del carisma di Sant'Alfonso. Il ringraziamento sincero per la loro vicinanza. Dell'Arcidiocesi di Napoli e delle diocesi vicine rivolgo il mio ringraziamento per la cordialità e la fiducia riposta nella mia persona. Il vostro generoso servizio pastorale, la vostra dedizione all'edificazione del Regno di Dio mi sono di modello. Porto vivo con me il particolare affetto e il calore dei sacerdoti del XIII decanato e i cari fedeli
che ho servito negli anni, la parrocchia del Santissimo Crocifisso di Torre del Greco. Alle persone della vita consacrata, ai responsabili degli organismi regionali e diocesani, Conferenza Italiani Superiori Maggiori, Unione Superiore Maggiore, CISE, ai religiosi, religiosi, istituti secolari, Ordo Virginum, va il mio saluto per la testimonianza nell'annuncio del Vangelo, in un clima reso talvolta ostile da prospettive di vita che pretendono di fare a meno di Dio. Cari religiosi e religiose, la Chiesa si attende da noi inedite e sorprendenti modalità di testimonianza del primato di Dio ed un rinnovato entusiasmo nella sfida della nuova evangelizzazione. A tal proposito, il nostro Arcivescovo, durante la celebrazione dell'anno giubilare della nostra diocesi, ci ha costantemente ricordato l'efficacia ed il grande valore educativo che dobbiamo porre nell'attenzione alla pedagogia dei segni concreti. Durante il servizio come provicario per la vita consacrata della diocesi, ho sperimentato la presenza incoraggiante, premurosa e paterna di padre Filippo Grillo, a cui rinnovo il mio affetto. All'Augustissima Arciconfraternita della Santissima Trinità dei Pellegrini, al delegato arcivescovile che la guida, va il saluto e l'auspicio di una rinnovata effusione dello Spirito, sorgente di comunione ecclesiale della carità. Alla Chiesa di Reggiano Policastro confermo i vincoli di unità e di carità. Vengo tra voi per essere il collaboratore della vostra gioia. Siete giunti numerosi dalle varie parrocchie della diocesi. Tutti vi abbraccio e vi benedico. Conformato a Cristo per amare la Chiesa con l'amore di Cristo sposo e per essere nella Chiesa ministro della sua unità. Se è vero che la diocesi ha bisogno di un vescovo, è altrettanto vero che ogni vescovo ha bisogno della vicinanza della sua gente per essere per tutti guida e sostegno, soprattutto a voi. Cari giovani di Teggiano Policastro, rivolgo un caro abbraccio. Bravo. Non siete soltanto il futuro, ma anche il presente straordinario della Chiesa di Cristo. A Lui guarderemo insieme, certi che ci farà progredire nella sua conoscenza e nel suo amore. Ai cari sacerdoti, ai religiosi, le religiose, ai diaconi, ai seminaristi della Chiesa di Teggiano Policastro, chiedo di accogliermi con carità e pazienza, instaurando un clima di serena collaborazione e di vicendevole fraternità. Vi assicuro la condivisione, la preghiera e il sostegno nella cura pastorale delle comunità a voi affidate e nei diversi ambiti di servizio nei quali annunciate il Vangelo. Tra pochi giorni sarò tra voi e con voi. Mi accompagna il Vescovo e Dottore della Chiesa Alfonso De Liguori,
del quale celebriamo quest'anno il 250° anniversario della sua elezione all'Episcopato. Egli scrive nel suo libretto «Riflessioni utili a un vescovo novello». I buoni sacerdoti sono il braccio del vescovo, senza cui non potrà mai vedere ben coltivata la sua chiesa, al che molto giova che egli procure di dimostrare tutta la sua benevolenza verso i sacerdoti. Alla mia famiglia, grazie per aver sempre sostenuto ed incoraggiato il mio percorso vocazionale con la testimonianza, la preghiera e la fede. L'espressione della mia gratitudine, la laboriosità, l'umiltà e l'impegno trasmessi col suo esempio. Indelebile resta il ricordo di colei che mi ha generato. Liberi da ogni avversità,
serena e tranquilla, li accolga con te nell'assemblea dei santi. Saluto anche all'amministratore apostolico e vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinelli, oltre al cardinale, Sua Eminenza Reverendissimo, cardinale Crescenzio Sempre, all'arcivescovo di Capo, Monsignor Bruno Schettini e a tutta l'area cattolica della regione Campania e a Sua Santità dallo Stato Vaticano. Sempre dal cavaliere Attilio d'Elisa da Sanza.